vogliamo 400 g di patate e 250 g di zucca. Facciamo a tocchetti sia la zucca che le patate. Facciamo soffriggere in olio evo uno spicchio d'aglio che poi andremo a togliere. Andiamo a preparare due uova. Un bicchiere di latte. A vostro gusto potete condire con le spezie che preferite. Io utilizzerò dell'origano, sale, pepe. Tagliamo a strisce sottili 80 g di speck. O in alternativa potete anche utilizzare della salsiccia. Allo stesso modo tagliamo anche 200 g di mozzarella secca. Stendiamo un rotolo di pasta brisè sul fondo di una teglia che misura 24 cm di diametro. In alternativa potete anche utilizzare una pasta sfoglia. Bucherellate il fondo con una forchetta. Quando le patate e la zucca saranno abbastanza morbide da essere infilzate con una forchetta, potremo procedere con la nostra ricetta. Disponiamo sul fondo un po' di mozzarella.
Aggiungiamo la zucca e le patate. Distribuiamo l'altra mozzarella. L'uovo ed il latte. Passiamo quindi a richiudere i bordi. Aggiungiamo del formaggio grattugiato. Se vi piace anche sulla pasta. Ancora un filo d'olio. E un po' di origano. E inforniamo il tutto per circa 25 minuti a 180 gradi. Se ritenete che la superficie non sia ancora ben dorata, potete prolungare di qualche minuto la cottura. Ed ecco la nostra torta salata con zucca e patate appena sfornata. Facciamola raffreddare per bene, poi potremo toglierla dalla teglia. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento in fondo al video, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margi! Salve amiche, quest'oggi vogliamo farvi vedere come realizzare un goloso dolce con la zucca. Per la precisione si tratta di zucca e cioccolato, un dolce semplice adatto alla prima colazione o quando avete voglia di qualcosa di dolce. Vi lasciamo quindi alla preparazione. Per la preparazione del nostro dolce ci occorre innanzitutto far cuocere mezzo chilo di zucca. Quindi questo è un pezzo da un chilo, lo taglieremo a metà. Quindi circa mezzo chilo, e lo andremo a tagliare a tocchetti piccolini per poterlo poi bollire in acqua. Facciamo quindi adesso bollire i nostri pezzi di zucca per 15-20 minuti finché riuscirete ad infilzarli tranquillamente con una forchetta e saranno quindi pronti per essere schiacciati. Quando la nostra zucca sarà ben cotta, quindi riusciremo ad infilzarla senza problemi con la forchetta, possiamo toglierla dall'acqua. Possiamo quindi schiacciarla bene con una forchetta o, se preferite, potete passarla al mixer, al frullatore. Però è molto morbida, si schiaccia benissimo con una forchetta. E otteniamo una purea. Fatta questa operazione, quindi aspetteremo che la zucca si raffreddi prima di procedere con il resto della preparazione. Ora che la nostra zucca è cotta e ben schiacciata, possiamo passare alla preparazione del dolce. Ci occorreranno quindi anche 300 g di farina 00, 200 g di zucchero, 3 uova, 140 ml di olio di semi, una bustina di lievito per dolci, 60 g di cioccolato in pezzi che ho scelto nel gusto gianduia. Cominciamo innanzitutto lavorando le uova. Dopo aver
aver battuto leggermente le uova, aggiungiamo lo zucchero semolato. Lavoriamo finché lo zucchero si sarà ben sciolto. Uniamo quindi l'olio, abbandoniamo la frusta a favore del cucchiaio di legno, inseriamo quindi la nostra polpa di zucca. Un po' alla volta aggiungiamo quindi la farina. Setacciamo anche il lievito e lavoriamo bene l'impasto finché sarà omogeneo. Andiamo a sciogliere a bagnomaria il cioccolato. Mentre il cioccolato sta fondendo, andiamo a dividere l'impasto e ne mettiamo circa la metà, poco meno della metà, in un'altra ciotola. Quindi nella metà che abbiamo separato andiamo ad aggiungere il cioccolato che abbiamo fuso. Ora andremo a distribuire i due impasti all'interno di una teglia da 24 cm di diametro che abbiamo foderato con carta forno. Distribuiamo con il cucchiaino i due impasti. In questo modo in cottura otterremo una simpatica variegatura. Andiamo quindi ad infornare a 180 gradi per 35-40 minuti, facendo sempre la prova a secchino per verificare la cottura interna. Ecco il nostro dolce appena sfornato. Facciamo la prova a secchino, verifichiamo che sia cotto internamente. E lo lasceremo raffreddare prima di sformarlo. Ed ecco il nostro dolce appena terminato. Lo abbiamo semplicemente spolverizzato con un po' di zucchero a velo, creando anche una decorazione con un foglio di carta. Vi lascio anche il link in descrizione per realizzare con la carta una ragnatela di Halloween, quindi potete utilizzare questa per fare la vostra decorazione. Se questa idea vi è piaciuta, noi vi invitiamo a lasciare un like, un commento, a iscrivervi al nostro canale se ancora non lo siete o a condividere il nostro video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margi! Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo una ricetta tipicamente autunnale realizzata con la farina di castagne. Prepareremo il castagnaccio morbido. Questo rustico può essere preparato in diversi modi. Sul nostro canale infatti è già presente il castagnaccio pugliese. Per chi fosse interessato può seguire il link che trovate in alto a destra e nel box sotto. Oggi vi proponiamo la versione diffusa in alcune regioni del centro-nord. Per questa ricetta utilizzerò 250 g di farina di castagne, 30 g di uvetta, un rametto di rosmarino, 300 ml di acqua, 10 ml di olio extravergine di oliva, 40 g di pinoli e un pizzico di sale.
Inizio la ricetta mettendo in ammollo in acqua tiepida l'uvetta. Basteranno 15 minuti. Intanto preparo l'impasto. Trasferisco in una ciotola capiente la farina e l'olio. Aggiungo gradualmente l'acqua. Dovrò ottenere un impasto di media consistenza, liscio e senza agrumi. Fatto questo, aggiungo l'uvetta strizzata, metà dei pinoli e un pizzico di sale. Prima di strizzarla, la sciacquo con un po' di acqua pulita. Trasferisco il composto in una tortiera ben oleata. La tortiera che sto utilizzando misura 24 cm. Decoro con i restanti pinoli e gli aghi di rosmarino. Ed ora non mi resta che infornare in forno caldo a 180 gradi per circa 35-40 minuti. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi!